Diciamo che abbiamo cercato in questi anni di portare avanti sempre in maniera costante le fondamenta che sono state messe in passato dai nonni e bisnonni e poi rafforzati con nostro papà, che appunto ha deciso di proseguire una strada molto in salita. Dal momento che per i primi suoi anni di attività lui non vendette mai una bottiglia per costruire quello storico di affinamento, quel patrimonio che poi oggi appunto ci troviamo a poter continuare a gestire in maniera molto interessante. I riconoscimenti e i risultati di questi anni sono senz'altro frutto dell'amore che tu e i tuoi fratelli mettete in quello che fate. Cosa ti affascina di più del tuo lavoro? Quello che mi affascina di più è il fatto di poter far conoscere questi nostri tesori valtellinesi a tutto il mondo. È quello che mi dà più soddisfazione quando vengono a trovarti, piuttosto che andiamo noi a trovare persone molto lontane. Soltanto questa settimana ho avuto delle persone dalla Florida, per esempio, ristoratori che hanno già avuto modo di assaggiare i nostri vini e vogliono venire a scoprire dove nasce tutto questo. E penso quando si crea una comunicazione a questo livello che va oltre i confini ed è veramente diretta al prodotto in sé per sé, è stupendo. Quello che dovremmo fare tutti quanti è riuscire a far capire a tutti, produttori in primis, quindi ad ogni piccolo viticoltore, ma poi sicuramente anche a coloro che abitano la Valtellina, perché non tutti ne sono coscienti del valore di questo patrimonio che abbiamo, che purtroppo questi vigneti, questo patrimonio terrazzato non è ancora così apprezzato e non ci si sente così orgogliosi di tutto questo. Arpepe è sicuramente un punto di riferimento per molti produttori e viticoltori, ma anche voi avrete senz'altro bisogno di ispirarvi e confrontarvi. Quali sono i produttori che ammiri di più? Non dobbiamo necessariamente rimanere in Valtellina. Ci sono tanti piccoli produttori molto bravi, per esempio c'è un produttore molto piccolo della zona della Liguria, vicino a Sarzana, Andrea Kilgren dell'azienda Santa Caterina, molto molto bravo. In Valtellina sicuramente ci sono produttori come l'azienda vinicola FAI che sono più o meno in linea con il nostro modo di lavorare, quindi lavorano soltanto le proprie uve. Siro Buzzetti di Terrazzi Alti piuttosto che di Rupi, piuttosto che altri nuovi, Alfio Mozzi, Giorgio Gianatti, tanti piccoli produttori che stanno venendo avanti sempre di più e speriamo contagino sempre più altri piccoli produttori che abbiano voglia di uscire con la propria bottiglia allo scoperto e farsi conoscere nel mondo. Concludiamo con l'attualità. Oggi si festeggia questo prestigioso riconoscimento al vostro Sassella Rocce Rosse 2002. Ma intanto il lavoro continua e siamo a fine settembre, periodo cruciale per la vigna. Come si preannuncia la vendemmia 2013? Siamo speranzosi per quest'annata, poiché ci sono state delle condizioni climatiche tali da portarci oggi un'uva bella, sana, con una bella buccia che sembra con un bello spessore. Siamo leggermente indietro sulla maturazione, ma questo per noi non è un problema ed è legato ad una primavera che è stata piuttosto fresca. Però, se continueremo ad avere delle giornate autunnali come quelle di oggi, quindi con un cielo blu e un'escursione termica giorno notte importante, dovremmo andare incontro a qualcosa di molto bello.